Il mondo del calcio è sempre in continuo movimento e l'Inter non fa eccezione. Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, puntando a consolidarsi come una delle principali squadre in Europa. Ciao tifosi nerazzurri! Benvenuti nel canale di notizie dell'Inter. Oggi parleremo dei rinforzi nel reparto offensivo, una delle preoccupazioni principali dell'Inter in questa stagione. Il giornalista Marco Barzaghi ha condiviso informazioni importanti sulle trattative del club con possibili rinforzi, compreso il rifiuto di Marcus Thuram di giocare per l'Inter. Ma non preoccuparti, il club sta valutando altre opzioni e ti riportiamo tutti i dettagli qui. Quindi preparati per le ultime notizie sull'Inter. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nulla. Iniziamo! La rivelazione di Marco Barzaghi nell'edizione di Sport Mediaset acquista tanta rilevanza. Il giornalista, noto per la sua vicinanza alle cronache nerazzurre, ha raccontato gli ultimi sviluppi sui possibili rinforzi per l'attacco del club. La prima notizia è il rifiuto di Marcus Thuram di giocare con l'Inter. L'attaccante francese ha chiarito che presto annuncerà il suo futuro, ma è già certo che non indosserà la maglia nerazzurra. Tuttavia, ciò non ha impedito al club di continuare a cercare nuove opzioni. Secondo Barzaghi, il nome in pole position per essere ingaggiato è Retegui. Nonostante i gol segnati dalla nazionale ne abbiano alzato il prezzo, l'Inter è ancora interessata al giocatore e ha parlato con il suo agente. E non solo, il club è in contatto anche con Agi Wright, che si è distinto segnando 12 gol in 19 partite con l'Antalyaspor nella Super League turca. Ehi, lascia il tuo like per rimanere informato su tutto quello che succede all'Inter, continuando. Ma ecco una nota importante: mentre Retegui può costare di più, Wright è un'opzione meno costosa, con una valutazione nell'ordine dei 6 milioni. Il che dimostra che il club ha una vasta gamma di scelte e deve fare attenzione quando seleziona l'opzione migliore per il proprio attacco. Con così tante opzioni sul tavolo, l'Inter ha l'opportunità di rafforzare ulteriormente il proprio attacco e assicurarsi vittorie epiche nelle competizioni future. Resta ora da aspettare e vedere quale sarà la scelta del club. Quale giocatore sarebbe la scelta migliore per l'attacco dell'Inter? Preferisci l'opzione più costosa, Retegui, o quella più economica, Agi Wright? O forse c'è un altro nome che vorresti vedere nella squadra? Commenta qui sotto, lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per ricevere le prossime notizie sull'Inter, fino ai prossimi tifosi nerazzurri.